Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Questa mattina voglio preparare insieme a voi un impasto per pizza napoletana moderno, utilizzando infatti un mix di farine. Andremo a utilizzare una farina 00, in questo caso Caputo Pizzeria, e andremo a utilizzare anche una farina integrale biologica. Ciao guys and welcome back to my channel. This morning I'm gonna show you how to prepare a modern Napolitan style pizza dough using a mix of flour. We're gonna use a 00 flour, in this case Caputo Pizzeria. And also we're gonna use a whole wheat flour, which is organic and it's from a local farm here in Michigan. But let's go to the mixer and prepare the recipe. Iniziamo subito a miscelare le due farine del nostro impasto. Abbiamo 92 g di farina integrale biologica e 368 g di farina Caputo Pizzeria, utilizzando comunque la velocità 1 del nostro impastatore. So guys, we'll start just mixing the two flour we have in our recipe. We have 92 grams of whole wheat flour and we have 368 grams of 00 flour, Caputo Pizzeria. We'll just use the stir speed of the KitchenAid mixer. When the two flour are actually pretty good mixed, we're gonna start adding the water. With this recipe, I have 308 grams of water, where I melted inside already 0.9 grams of fresh yeast. And as you see in my previous videos, I will add the water sip by sip. Quindi ragazzi, andiamo ad aggiungere, una volta che le farine sono belle miscelate, andremo ad aggiungere i nostri 308 g di acqua a temperatura ambiente, all'interno del quale ho già sciolto 0,9 g di lievito di birra. Come avete già visto poi nei miei video precedenti, lo vado sempre ad aggiungere un goccio alla volta, in modo tale che la farina assorba bene l'acqua. Iniziamo quindi con l'acqua. Let's start adding the water. Tutta l'acqua, passeremo all'aggiunta del sale. In questo caso utilizziamo 11 grammi di sale. So guys, when you complete to add all the water, we'll start adding the salt. In this case I'm gonna use 11 grams of salt. For our mixer to do its work. Let's wait for the dough to have a pretty good punto pasta and then we're gonna move to the kitchen counter. Quindi ragazzi avete visto, ho aggiunto tutto il sale, adesso non resta altro che aspettare che il nostro impastatore faccia il suo lavoro e raggiungiamo quindi un buon punto pasta. Ok, andiamo a sentire un attimo l'impasto, vedere com'è. Ancora un po' bagnato, lasciamo andare, lasciamo lavorare un altro po' l'impastatore. Ok, voglio sempre far vedere la temperatura dell'impasto. I'm gonna show you guys the temperature of the dough. 22 Celsius. Okay, let's move to the kitchen counter and let's close the dough. Quindi ragazzi, ci muoviamo sul counter della cucina, sull'isola e andiamo a chiudere l'impasto. Ok,
Okay, guys, the results has to be not too much wet, but a little bit wet. Has to be soft and has to be not that sticky. You can see it's not sticking to my counter. Quindi, ragazzi, avete visto, il nostro impasto deve risultare morbido, appena appena bagnato, ma non deve appiccicare al nostro counter. Deve staccarsi tranquillamente. Qui adesso lo andiamo leggermente ad aprire e poi lo andremo a chiudere con la chiusura della tecnica slap and fold che vi ho fatto vedere nel primo video. So guys, now we're gonna just open a little bit, spread a little bit our dough, and we're gonna close it with the slap and fold technique. To do this, I spread some water on my counter. It's easier to handle the dough. Here we go. Avete visto, ragazzi, sono andato a bagnare leggermente il counter in modo tale che riesco a gestire meglio l'impasto sul counter, appunto, senza che si attacchi troppo. You can see how much elastic is our dough. This means the glutinic mesh is really strong and elastic. The dough is not gonna break. You can see that. Vedete, ragazzi, come la maglia glutinica si è venuta proprio bene. L'impasto è bello elastico e la maglia glutinica, quindi una volta che tiriamo l'impasto non si va a rompere. Okay, let's close the dough with the slap and fold technique. So we'll just pull from the center and we'll close it. Okay, now we pull a little bit to close it. Let's close the dough underneath. Chiudiamo sempre l'impasto sotto, verifichiamo che sia bello chiuso, altrimenti l'aria che abbiamo inglobato poi dopo andrà ad uscire. Okay, the dough is ready. I'm just gonna move it on a bowl and let it rest for the bulk fermentation at room temperature. Ok, ragazzi, avete visto, l'impasto adesso è pronto. Io lo trasferisco su una ciotola per andare a fare la fase della puntata a temperatura ambiente. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete voglia, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Mi potete anche trovare su Instagram a questo indirizzo. So guys, I hope you enjoyed the video. Just leave a like and subscribe to my channel if you want, and you can always find me on Instagram here. And remember guys, you can always do it better. Ciao ragazzi, alla prossima!